La nota piattaforma TikTok viene nuovamente sanzionata, questa volta nel Regno Unito. Vediamo cosa è successo in questo brevissimo video. Ennesima sanzione al colosso TikTok, una piattaforma molto in voga in questo periodo. Tra l'altro anche il nostro studio ha un canale TikTok e quello che in sostanza è importante capire anche da questo video e che voglio comunicarvi è che qualunque piattaforma, qualunque mezzo social può essere utile se le informazioni che vengono passate sono informazioni di un certo livello, di una certa professionalità. Cosa diversa è quando invece si tratta dei dati personali dei minori. E infatti questa vicenda che vi racconterò oggi riguarda proprio questi ultimi dati. Come sapete, la piattaforma TikTok ha creato il suo, diciamo, importante gioiello, l'app ByteDance, è un'app di video sharing utilizzato prevalentemente da minori addirittura nel 2016. La Federal Trade Commission statunitense nel 2019 aveva in realtà già sanzionato questa piattaforma forma per violazione dei dati dei minori, soprattutto dei minori rispetto ai 13 anni, con addirittura una sanzione di 5,7 milioni di dollari. E nel 2021 anche il garante della privacy italiano aveva ritenuto di bloccare la piattaforma per tutti i casi di utilizzo da parte dei minori, nei quali non era stata appunto accertata e verificata con sicurezza l'età anagrafica. Successivamente TikTok ha in più fasi promesso e ripromesso di adeguare la piattaforma rispetto alla normativa in materia di privacy. Ebbene, sapete che per quanto riguarda il Regno Unito, che è appunto il vertice di questa vicenda che vi narro oggi in questo video, dal 1 gennaio 2022, con la Brexit, uscendo dall'area UE, appunto, ha ritenuto non vigeva più l'applicazione del GDPR in materia di privacy. GDPR è la normativa UE entrata in vigore recentemente, ma promulgata nel 2016, la 679, e che va appunto a tutelare i dati personali delle persone fisiche, tra cui in particolare i minori. Non essendo più applicabile, naturalmente, dal 1 gennaio 2022 nel Regno Unito, si è in realtà applicato un accordo commerciale con la UE, che non era altro che la UK GDPR sostanzialmente, quindi un testo normativo identico, molto analogo a quello del GDPR vigente in Unione Europea. Questo in particolare aveva una normativa che veniva richiamata all'articolo 8, che tutelava appunto i dati personali dei minori rispetto ai 13 anni. E quindi quelli inferiori a 13 anni, per ottenere il consenso del trattamento, dovevano reperirlo tramite autorizzazione o di un genitore o di colui che esercitava la tutela genitoriale. Ebbene, partendo da questo presupposto, non si è fermato qui il Regno Unito, ha addirittura rafforzato la tutela privacy del minore, introducendo nel Regno Unito l'applicazione di un nuovo documento chiamato Children's Code, un vero e proprio codice di condotta applicabile questa volta a tutte le informazioni inerenti ai minori rispetto all'età dei 18 anni. Naturalmente l'interesse primario in questo codice di comportamento è quello del minore, che sta in capo a tutti gli altri interessi, anche quelli di carattere commerciale. Quindi una minimizzazione dell'utilizzo forsennato dei dati, il divieto addirittura di utilizzo dei servizi di geolocalizzazione e di condivisione delle informazioni dei minori, e tanti altri principi di questo genere sono appunto entrati in pieno vigore. Naturalmente, si è accertato da parte del Regno Unito la violazione di questi importanti principi da parte della piattaforma TikTok. Addirittura si è ritenuto che mancasse il consenso di comunicazioni di informazioni relative ai minori che riguardassero addirittura 1,4 milioni di bambini di età inferiori ai 13 anni. Nonostante queste regole, che appunto
vietavano severamente questo utilizzo. Naturalmente questo ha scatenato la sanzione da parte del Regno Unito e devo dire che ci è andata giù molto molto pesante. Questa multa è pari a 12,7 milioni di sterline, sono quasi 15 milioni di euro ed è un po' un record negativo da parte della piattaforma. Ribadisco che TikTok, laddove utilizzata anche per questioni utili e per motivi non futili, ma anche laddove utilizzato per questioni giocose e ludiche, se utilizzato nel rispetto della normativa è un ottimo strumento di comunicazione. Tenetevi aggiornati perché naturalmente le sorprese non finiscono qui, quindi seguiteci sempre sui nostri canali.